Buongiorno, chiederei di Brusolo, chiederei medicina per l'anima, vi ricordo sempre il libro, ho chiesto ai personaggi di questa edizione, l'ho trovato qui, lo chiederei su Amazon. Come dicevo, non posso più prendere amici sul mio profilo, perché ho già 5.000 amici sul mio profilo Facebook, ho già 5.000 amici e non posso avere più di 5.000 amici, per cui iscrivetevi al gruppo Orchidea Medicina per l'anima. Allora, ho avuto dei grossi problemi di salute, ce li ho. Praticamente giovedì sera, praticamente settimana scorsa, verso le 4 e mezza, così quando cominciava a diventare buio, sono andato giù al computer per guardare un po' di mail, un po' di robe. E poi quando mi sono alzato per andare su in casa, non stavo più in piedi. Dovevo attaccarmi al muro perché sennò cadevo. E poi dovevo accendere la luce sulle scale, non riuscivo a accendere la luce. Cioè, c'era lì l'interruttore, ma non riuscivo a schiacciare l'interruttore, andava il dito, andava in giro, non andava mai sull'interruttore, ma dai, non riuscivo a controllare il dito. Oh Madonna, ora sono andato su, piano piano, ho appoggiato il mio muro, sono andato su in casa, mi sono buttato a letto, poi ho detto domani se mi passa, poi il venerdì non mi è passato, ho detto domani vado dal dottore, che era sabato, ma sabato il dottore non c'è, allora sono andato lunedì. Lui gli ha spiegato tutto al dottore, poi guarda, potrebbe essere un'ischemia, oh mamma mia. Allora stamattina sono andato a fare l'attacco alla testa del ceppo senza contrasto, però non è risultato niente. Adesso sono andato ancora dal medico per fare l'altra attacco col contrasto, la visita neurologica e altri esami, così speriamo bene. Comunque guardate che è un attimo, oggi stai bene e domani non sai com'è. Per cui c'è un bellissimo post che ho condiviso sul mio profilo Facebook che dice: arriviamo a questo mondo nudi, ce ne andiamo senza niente e nel frattempo litighiamo per avere qualcosa. Perché questo frattempo è niente, perché in confronto all'eternità quello che è una vita è niente, è proprio niente, niente, niente. E niente, volevo dirvi questo, per cui guardate bene, come dicevo ieri, i valori sono più importanti, i valori spirituali che i valori materiali, anche se i valori materiali sembrano quelli solidi che restano, invece no, quelli che veramente ti restano sono quelli spirituali. Un'altra cosa, ci sono tanti appassionati di orchidee a sud Italia, tanti, facciamo tante spedizioni a sud, tanti non sanno che c'è questa associazione, la MAO, Associazione Amatori Orchidee, abbiamo fatto un video sulla MAO. Con la presidentessa, che è la presidente, che è la signora, la gentilissima signora Emilia Esposito. Iscrivetevi alla vostra associazione locale, in Italia ci sono una dozzina di associazioni, andate lì e le trovate. Sul video di ieri ho messo su tutte le associazioni, lo metto magari anche sul video di oggi, nelle cose. Iscrivetevi alla vostra associazione locale, in cambio di una piccola quota avrete tantissimi vantaggi e avrete anche il piacere di confrontarvi. Non virtualmente, ma sul serio, con altri appassionati e scambiarvi esperienze, così. E penso che sia una cosa bellissima iscriversi a un'associazione. Ok? Appunto al sud ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti di appassionati, ma la maggior parte non sanno neanche che esista questa associazione. Per cui iscrivetevi alla MAO, che poi ha delle delegazioni, c'è la delegazione campana, quella della Sicilia, quella della Calabria, e così via. Per cui iscrivetevi. Ok, a domani.